Ciao a tutti! Io sono Sofia. Io sono Aurora. E io sono Bianca. E noi siamo le Gossip Girls. Benvenuti sul nostro canale. E essendo questo il nostro primo video, abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande che ci avete fatto sotto i TikTok che abbiamo postato io e Bianca. E appunto direi subito di iniziare a rispondere alle vostre domande per farci conoscere un po' meglio. Allora, la prima domanda che ci ha fatto Viola è stata: perché il vostro canale YouTube si chiama così? Allora, diciamo che io sono stata la prima a vedere la serie TV e me ne sono innamorata e ho contagiato Bianca. Esatto. E quindi non l'abbiamo vista, Sofia non ancora, ma la vedrò. Esatto. E quindi niente, abbiamo preso spunto dalla serie per chiamarci così e abbiamo deciso che ogni mese o comunque ogni tanto posteremo dei video in cui faremo un po' appunto le Gossip Girls, ovvero parleremo un po', diciamo, faremo un po' di gossip riguardo le persone più conosciute su TikTok, sui social, insomma, facciamo un po' di gossip con voi. E niente, prossima domanda, perché abbiamo deciso di aprire un canale YouTube? Non c'è una vera e propria risposta. Esatto, però un po' per divertimento e... Penso comunque... che anche alle medie avevamo detto dai apriamolo, però esatto, poi... poi non avevamo avuto il coraggio. Invece su TikTok alla fine vi seguite, quindi speriamo che seguiate anche cose su YouTube. Vai. Allora, vai Aro, hai una domanda? Sì. Allora, Melissa Mazzeo ci ha chiesto mascara o rossetto? Allora, io non potrei mai uscire di casa senza mascara, però senza rossetto sì, anche se adesso ne sto portando uno. Io invece preferisco il rossetto, cioè posso fare a meno del mascara. Io non lo so, perché ho le ciglia molto piatte, quindi mascara sempre, però anche il rossetto è bello, quindi non so, non so scegliere. Lucrezia Ombrello 3 chiede, avete animali? Sì, un cane. E poi anche qui dietro di noi in questo momento. Io ho un gatto. E io ho un cane. Femmino. Io un maschio. Allora, e la Minarelli ci chiede di che origine siamo e in che classe andiamo. Allora, siamo tutte italiane. Marche. Marche regalati. Esatto. Adesso basta. E poi andiamo tutte in classe insieme e facciamo il secondo liceo scientifico. Dobbiamo andare in terza a settembre. E allora, da quanto vi conoscete? Come vi siete conosciute? Insomma, queste domande qua sono state molto frequenti. Allora, ci siamo conosciuti in momenti diversi. Io ho conosciuto Aurora in quarta elementare a un matrimonio di un parente. E abbiamo scoperto di essere appunto cugine. Di secondo grado. E quindi da allora da un po' più di tempo di Bianca, invece con Bianca ci siamo conosciute in prima media. E avete mai litigato? No, mentre io e Bianca ci siamo conosciute anche noi in quarta elementare, sì, a ginnastica artistica. E con Sofia alle medie. Sì, facevamo danza da piccole, ma soprattutto alle medie. Esatto, cioè, io non mi ricordavo di Bianca alle medie. Se abbiamo mai litigato, non pesantemente. Cioè. Esatto, per sciocchezze. Raccontiamo una. Ad esempio, Sofia ha la fobia degli insetti. Di qualsiasi insetto e... Ma una di quelle fobie forti. Esatto, proprio che non riesce a vederli. E un giorno eravamo in palestra ginnastica e ha visto l'insetto, ha iniziato a urlare e diciamo... Si racconta. E niente, loro non mi hanno salvato questo insetto, continuavano lì a giocarci. Io ragazzi, cioè, ero terrorizzata. Però per una giornata ci siamo parlate, però perché dopo. Poi si è messa anche a piangere. Esatto. E quindi niente, lì è si è arrabbiata e l'abbiamo salvata. Abbiamo litigato perché era una cosa un po' stupida, però Sofia pretendeva di essere salvata. Ok, vai. Vai. Allora io. Allora, come siete? Allora, Maria e basta 07 ci chiede se preferiamo il tè al limone o alla pesca e chiede anche di essere salutata. Ciao, ciao. Un bacione. E a me il tè non piace, quindi non rispondo. Cioè, mi piace caldo, ma quello freddo tipo estate no. Io invece sono di entrambi i team. Io pesca.
cosa pensate l'una dell'altra? Mi saluti, ciao Asia Cini. Allora, cosa pensate l'una dell'altra? Allora, rispondiamo anche alla domanda: qual è stata la vostra prima impressione? Allora, io avevo paura, diciamo, sia di Aurora sia di Sofia, perché le vedevo come persone più in alto rispetto a me e niente, non mi ci trovavo molto all'inizio. E, però soprattutto iniziate le medie e le superiori, abbiamo iniziato a legare e niente, siamo qui, quindi siamo amiche. Io la prima impressione su Aurora non me la ricordo, su Bianca neanche, cioè mi ricordo la prima volta che l'ho vista, com'era vestita, come aveva i capelli, però la prima impressione... Invece io non mi ricordo l'impressione che ho avuto su di loro, però posso dire che in questo momento le descriverei entrambe come solari, simpatiche e... non lo so, sceme. Io ci troviamo bene insieme, quindi è anche difficile adesso dire cosa pensi. È ovvio. Vai. Allora, Giorgia Belluzzo. Ah no, io vorrei essere salutata come Giorgia Belluzzo. Ciao. Ciao Giorgia Belluzzo. Benedetta invece ci chiede il colore preferito e la materia preferita. Allora, il mio colore preferito è il rosso, e penso che si possa notare. La materia invece è italiano, scienze. Io colore preferito, nero e giallo. Materia preferita, geografia e scienze. Io invece, il mio colore preferito è il rosa. E la mia materia preferita è la matematica. Poi, Cecilia Penco ci chiede... qual è la cosa più strana che avete in comune? PS, mi salutate, mi chiamo Cecilia. Ciao Cecilia, un bacio. Ciao. E la cosa più strana che abbiamo in comune? Allora, io e Sofia abbiamo in comune le orecchie a sventola. Ah, le orecchie a sventola, è vero. Bianca, possiamo... le orecchie un po' a sventola e bianca, sappiamo. Basta. Serata. Forse altre cose, perché non si scambia con esatto, sorelle. Quindi fisicamente... non tanto nei particolari, però comunque abbiamo entrambi gli occhi scuri, i capelli scuri. Io non c'entro niente. No, tipicamente con Aurora non abbiamo in comune nulla. Che bello! Però caratterialmente un po' matte, cioè abbastanza solari. Un'ape. Un'ape. Scusate, paura delle api e basta. Allora, Sofia Anto ci chiede se siamo mai state bocciate. No. No. E per dove fortuna. Abitiamo invece Benedetta? Abbiamo risposto a Recanati. Ale del Love Music ci chiede qual è il nostro animale preferito. Il cane. Cane. Sì. Anche io, però sono allergica, quindi... Quindi è un gatto. Esatto. Sono allergica anche io. Allora... Angelica Neola ci chiede, vi date soprannomi strani a vicenda? No. Cioè, le chiamo Auro e Bianca, ovvia. Magari c'è nella rubrica sul telefono, ce l'ho salvate in modo diverso, però cioè, non ce le chiamo. Se dovevo chiamare. Esatto. Qual è stata la prima parola che avete detto? Ci chiede Chiara Bidoglia. Ciao Chiara. Ah. E io penso mamma come tutti sì, gli mamma. Altri esseri. Anche io credo. Poi Muser 12402107 ci chiede che acconciatura di capelli preferite. E allora. Io anche per andare a scuola li porto sempre un po' legati come adesso, cioè non li lascio mai completamente sciolti davanti al viso. E... io invece sempre sciolti oppure appunto la stessa acconciatura di Bianca in questo momento. Io ho la coda, io mai volevo dire mai la coda, o sempre sciolti oppure legati un po'. O anche le trecce a volte. O le trecce. No, quelle no, perché avendo i capelli corti no. Se ti chiede se facciamo qualche sport. Sì. Allora, io ho praticato fino a poco fa pallavolo, però ho smesso e adesso vado in palestra. Mentre io e Sofia facciamo ginnastica artistica insieme.
010307 si chiede chi è l'altra. Perché su TikTok ci siamo presentate sempre io e Sofia, esatto. Perché Aurora non fa TikTok. Esatto. E l'altra, quindi Aurora, tutti i TikTok che abbiamo postato chiedendovi di andarci a seguire, di farsi le domande, eravamo soltanto io Bianca e l'altra è lei. Meli0707 chiede, state spesso insieme? E andiamo in classe insieme, io Sofia facciamo ginnastica insieme. Esatto. E comunque il sabato. E un'altra domanda è, quante siete alte? E io e Sofia siamo alte circa 1,70 m. Io 1,70 m paccato, lei pure, perché dice no, ma... Io circa un po' di meno, 1,63 e 1,64. E vabbè. guarda che se prendi solo tu ce n'era un altro. Qualcuno invece che non ce lo chiede quanto portiamo di piede? No, non serve. Rispondiamo. È una domanda dato che avete chiesto, esatto, l'altezza, diciamo anche il nostro numero. Sofì per prima? Aurora... 38 e mezzo, 38. Io 39 e mezzo circa, Sofia 42. Anche ovviamente ha un piede molto delicato. Guardalo che c'ho attorno, mostralo. Sono più di tre domande. No, avete mai rotto una cosa molto cara e di vetro ai vostri genitori? No. Io sì, però era complice, anche mio padre, diciamo. Chi c'è, tigro? Però appunto era complice anche mio padre, quindi alla fine oggettino della tuna. Io sono molto sbadata, quindi rompo molto spesso le cose, quindi vabbè, bicchieri anche magari di cristallo, comunque non bicchieri semplici, o sì, come ha detto Sofia, comunque oggetti per decorazione. Il quadro non lo dice. Anche un quadro, sì, gli ho dato calcio una volta e quindi quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina relativa alle notifiche per non perdervi nessun altro video e mi raccomando andateci a seguire anche su TikTok e su Instagram, come ci chiamiamo ve lo lasciamo giù nell'info box e niente un grazie saluto. Dell'attenzione grazie dalle Gossip Girls.